one way or another, I shall have deliverance. Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Futsal. Piccolo cambio di veste grafica per incominciare per questa seconda puntata. Siamo ancora un cantiere aperto in continua evoluzione e andiamo a vedere quello che sarà il quadro della situazione per questa seconda puntata. Un quadro che si allarga con la definizione dei campionati di Serie D, che dunque inizieranno a metà ottobre. In Serie B invece siamo alla vigilia della prima giornata, in Serie C1 il Minturno resta ancora a secco, mentre in C2 il derby del debutto tra Città di Minturno Marina e Sport Country Club va in favore dei gaetani in maniera abbastanza netta, ma andiamo con ordine partendo dalla Serie B. Campionato di Serie B, girone D che vedrà impegnata la Virtus Fondi che è ai nastri di partenza dopo la stagione scorsa, nella quale ha racimolato appena 6 punti con 2 vittorie e ben 20 sconfitte. Campionato che partirà il 4 di ottobre e terminerà nella sua regular season il 4 di aprile, per appunto altre 22 giornate tutte da vivere. E una formazione, quella del Prato Rinaldo, che inizierà da meno 6, mentre tutte le altre inizieranno da senza penalizzazioni a quota 0. Allora andiamo a vedere con la grafica il prossimo turno, che vedrà impegnati Ardenza Ciampino contro Prato Rinaldo, Civitanova, San Giorgese, Marannurzia, Futsal Aprutino, Olympus Perugia, Porto San Giorgio, Foligno e infine nel posticipo delle ore 16:30 la Virtus Fondi, che in casa ospiterà l'Atlante Grosseto. Dunque un esordio casalingo per iniziare al meglio questo campionato e per dimostrare che questa Virtus Fondi può fare bene veramente in questo girone D. Scendiamo ora in Serie C1, dove il Minturno non riesce ancora a fare punti, e allora andiamo a vedere immediatamente con l'aiuto della grafica quello che è stato il terzo turno disputato il 27 settembre. Dunque Albano Atletico Fiorentino 7-2, Anni Nuovi Ciampino Eagles Aprilia 3-0, Città di Paliano TCP 6-3, Civitavecchia Capitolina Marconi 3-1, Lazio Calcetto Virtus Palombara, vince il Palombara per 2-1, Lido di Ostia Active Network non disputata, Mirafin Minturno partita molto combattuta 5-4 il punteggio finale in favore del Mirafin, e Real Castelfontana che batte l'Atletico Civitavecchia per 2-1. Dunque un Minturno che ancora non riesce a fare punti, resta inchiodato al palo dopo due gare sulle tre che avrebbe dovuto disputare. Ricordiamo sempre, la prima giornata contro il Lido di Ostia non è stata ancora giocata. Minturno che non riesce a trovare la propria dimensione per ora in questo campionato, nonostante nell'ultimo match contro il Mirafin ci sia stata una lotta molto serrata, punteggio finale appunto di 5-4, che racconta di una partita molto combattuta e di un Minturno al quale non sono bastati i 4 gol di Renghifo, che appunto è andato a perdere sul campo del Mirafin. Andiamo dunque a vedere la classifica generale, con dopo 3 giornate Virtus Palombara e Anni Nuovi Ciampino in testa con 9 punti, Città di Paliano che insegue a 7, poi Capitolina Marconi, Real Castelfontana e Albano a 6 punti, Mirafin che ottiene la prima vittoria stagionale sale a quota 4, Active Network, Lazio Calcetto, Atletico Fiorentino, Civitavecchia a quota 3, Atletico Civitavecchia a quota 2 e infine Lido di Ostia, che ancora appunto non ha disputato gare, Minturno TCP e Eagles Aprilia ferme a quota 0. Un prossimo turno che vedrà il Minturno ospitare il Real Castelfontana, dunque scontro tra neopromosse con il Real Castelfontana, che come abbiamo visto ha subito iniziato molto bene questo campionato con 6 punti sui 9 a disposizione.
altri turni che vedono fronteggiarsi Active Network contro Città di Paliano, Atletico Civitavecchia, Anni Nuovi Ciampino, Capitolina Marconi Albano, Eagles Aprilia, Civitavecchia, Atletico Ferentino, Lazio Calcetto, TCP Mirafin e Virtus Palombara Lido di Ostia. Rimanendo sempre in tema di C1, parliamo di Coppa Lazio, dove la settimana scorsa vi avevamo detto che il Minturno era impegnato nella gara di andata del primo turno contro l'Albano. Ebbene, il punteggio finale ha visto Minturno vincere per 3-1 con i gol di Duran, Alves e Faria, al quale ha risposto il solo Bernoni. Dunque un 3-1 che promette bene in vista del ritorno che si disputerà martedì 7 ottobre, sempre alle ore 21 in quel di Albano. Passiamo ora alla Serie C2, Girone D, dove si è disputata la prima giornata che è iniziata subito col botto. Allora andiamo a vedere i risultati di questo primo weekend con Città di Minturno Marina Sport Country Club 2-7, punteggio nelle proporzioni veramente molto netto. Connect Ask Pomezia Laurentum 4-4, Fortitudo Terracina Atletico Anzio Lavinio 1-5, Gymnastic Studio Fondi Penta Pomezia 3-1, Real Podgora Città di Cisterna 2-2, Vigor Cisterna Velletri 2-3 e vittoria in casa per la Vis Fondi 3-2 sullo Sporting Giovani Risorse, per una classifica che vede dunque in testa Sport Country Club, Atletico Anzio Lavinio, Gymnastic Studio Fondi, Velletri e Vis Fondi a punteggio pieno. Pareggiano Ask, Real Podgora, Città di Cisterna e Connect, tutte le altre a quota 0 punti dopo questo primo weekend veramente molto ricco. Due vittorie in trasferta dalle proporzioni nette. E spicca sicuramente il derby tra la Città di Minturno Marina e lo Sport Country Club Gaeta, con le 5 reti di Marco De Falco che lanciano gli ospiti verso questi primi 3 punti. Vittoria molto importante per la neopromossa, in rete anche insieme a De Falco De Santis e Corona, mentre Flocco segna 2 volte per il Città di Minturno Marina. Allora andiamo a vedere l'intervista realizzata proprio a Davide Corona dal nostro Felice Pantanella. Che ne dici di questa partita? La partita è stata tutt'altro che semplice, come può dimostrare il risultato. Diciamo che sia un po' per demerito nostro e anche un po' per l'euforia e merito degli avversari, che comunque il primo tempo sono riusciti a tenere duro per tutti e 30 minuti. Diciamo che poi nell'arco della partita in sé per sé la differenza forse a livello atletico, più il gruppo più amalgamato che siamo noi, ha fatto, diciamo, la differenza, questo è stato. Come hai visto questa Città di Minturno Marina? Ma un gruppo nuovo, io conosco qualcuno, ho conosciuto quest'estate l'allenatore, mi sembra una persona molto seria e certo hanno i loro problemi iniziali, sono, come ho detto prima, un gruppo nuovo, si deve ancora amalgamare e ci vuole un po' di tempo per lavorare. Sì, vedendo i risultati, comunque tolto magari il 5-1 di Anzio Lavigno a Terracina e il 7-2 nostro, tutte le altre partite sono state vinte di un gol, c'è stato qualche pareggio, quindi sembra abbastanza equilibrato il campionato. Poi le partite si giocano partita dopo partita e vedremo dove riusciremo ad arrivare noi. Chiudiamo un attimo con, appunto, hai già menzionato il ginnastico, il prossimo turno, una partita che un'altra partita sicuramente di grande livello da gustare. Come si prospetta questo match? Penso dal lato nostro abbiamo tutti quanti voglia di giocarlo. Io ho sempre detto che la differenza qui è l'entusiasmo che c'è da parte di tutti, da parte di chi gioca 50 minuti a chi non è proprio convocato. E quindi noi giocare contro una delle squadre più forti della C2 può essere solo uno stimolo per tutti quanti. D'altro canto, come ho detto prima, hai anche giocato poi a Fondi, no? Sì, per me vabbè, è particolare, ci ho giocato, ci sono tutti i compagni di squadra che ho avuto a Scauri, a Fondi e quindi diciamo che sarà come un grande allenamento, però è stimolante, è molto stimolante, almeno per me e per tutti quanti noi. Veniamo ora alle due fondane con Gymnastic Studio e Vis Fondi, che conquistano entrambe i primi 3 punti del loro campionato nell'impegno casalingo.
se per la gymnastic si può parlare di un pronostico rispettato, visto che appunto la formazione è tra le più attrezzate per la vittoria finale del campionato, per la Visfondi la vita è stata un po' più dura, con il sofferto 3-2 interno contro lo Sport Giovani Risorse. Sport Giovani Risorse, formazione altrettanto attrezzata che, come aveva detto il nostro Felice la settimana scorsa, avrebbe dato il filo da torcere agli uomini di Collu. Così è stato, un 3-2 con reti di Annunziata, Passamante e Iannitti per la Visfondi. Gymnastic Studio che invece nel suo impegno ha segnato due volte con Guastaferro e una volta con Teseo. E allora andiamo a vedere il servizio sul Visfondi con Felice Pantanella, che ha intervistato in un servizio molto interessante il tecnico Domenico Collu. Allora, siamo con Domenico Collu, allenatore della Visfondi. Con lui volevamo fare il resoconto del match di sabato scorso, vinto in casa contro lo Sporting Giovani Risorse. Mi sembra di capire che comunque è stata una bella gara, sofferta, ma una bella gara, no? Sì, è stata una gara sofferta, bella sul piano tecnico. Abbiamo affrontato una squadra che a mio avviso quasi sicuramente lotterà per obiettivi diversi da quelli nostri, che sono quelli, come dicevamo sempre, della salvezza. Loro hanno un ottimo organico, un bel impianto di gioco, giocano bene e ahimè abbiamo trovato sulla nostra strada un portiere insuperabile che ha risolto molte volte a loro favore le nostre azioni. Beh, un portiere forse da categoria superiore, no? Quasi, sì, sicuramente un portiere di categoria superiore, l'ha dimostrato durante la partita, sventando delle palle gol alle volte anche clamorose. Rispetto all'inizio della preparazione, come sta andando la tua squadra? Allora, sotto il punto di vista tattico c'è ancora molto da migliorare. Secondo me questa squadra, che già ha delle ottime individualità, può crescere ancora molto. Noi stiamo bene fisicamente perché grazie al nostro preparatore Ivano ha fatto un ottimo lavoro, e dobbiamo partire subito per cercare di mettere punti subito in classifica per raggiungere il prima possibile l'obiettivo nostro, che è la salvezza. La salvezza, e poi cercare di fare meglio, no? Cercare di fare meglio sempre, quello sempre. Però diciamo che l'obiettivo primario per noi è quello di mantenere la categoria e raggiungere il prima possibile la salvezza. Anche questo è un girone che a quanto pare è marcato Ginnastica Studio Fondi, che è la squadra che punta alla vittoria. A mio avviso ce ne sono due o tre che possono puntare alla vittoria, e come dicevo anche lo Sporting Giovane Risorse potrebbe dare fastidio al Ginnastica, che sulla carta è la squadra da battere. Te l'aspettavi la sconfitta casalinga del Terracina? La sconfitta del Terracina non me l'aspettavo, però è troppo presto per dare giudizi, perché il campionato è appena iniziato, sia per chi ha fatto bene, per chi ha fatto male. Il campionato è lungo ed è un campionato a mio avviso molto ma molto difficile, perché le squadre, sicuramente non ci sarà una squadra materassa. Sei della zona, quindi te la faccio anche sulla domanda riguardante lo Sporting Country Club, che vince 7-2 a Mintur. Mi sembra che comunque ha dimostrato di essere... Ci ha dimostrato che cosa vuole fare del proprio campionato. È una squadra che anche questa individualmente ha giocatori di categoria superiore, ha giocatori che già hanno calcato questa categoria, di esperienza, un buon allenatore, hanno vinto un campionato l'anno scorso anche se ai playoff, ma era la squadra candidata alla vittoria finale. Pertanto c'è già un gruppo solido e anche il Gaeta farà parlare di sé per la vittoria finale. Chiudiamo con un'intervista con il prossimo turno. La Visfondi andrà a Cisterna, che se non erro ha pareggiato 2-2 in un campo difficile come quello del Real Podgora. Sarà un'altra partita dura, ma noi dobbiamo continuare così come abbiamo iniziato, perché ho visto quella cattiveria agonistica giusta, quella voglia di far bene, i ragazzi sono concentrati su quello che è il nostro obiettivo, e per una squadra che si deve salvare questi sono gli elementi giusti. Torniamo dunque in studio e vediamo quello che sarà il prossimo turno da disputarsi in data 4 ottobre, dunque il prossimo weekend, la seconda giornata che vedrà ASC Pomezia Laurentum contro Fortitudo Terracina, Atletico Anzio Lavigno, Real Podgora,
Città di Cisterna, Vis Fondi, Penta Pomezia, Connect, Sport Country Club, Gymnastics, Studio Fondi, Sporting, Giovani Risorse, Vigor Cisterna e Velletri, Città di Minturno Marina. Dunque, due trasferte per la Città di Minturno e per la Vis Fondi, mentre un altro derby nostrano in casa dei Gaetani tra Sport Country Club e la favorita Gymnastic. Siamo ora alla Serie C femminile con la Vis Fondi che anche qui ottiene una pesante vittoria rifacendosi il KO interno contro il Ciampino della settimana scorsa. Allora andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati di questa terza giornata. Bellator Ferentum, Vis Fondi 1-3, Borussia Liricalcio 4-3, Briciola Nazareth 3-1, Casal Torraccia New Team Tivoli 3-4, 12-80 contro Sabina Lazio Calcetto 2-2, New Torino Virtus Ciampino 7-1 esterno del Ciampino, Real Balduina che perde in casa 0-3 contro la Virtus Fenice e infine Roma Calcio Femminile contro Roma Calcio a 5, derby che finisce con il punteggio di 6-4. Per la Vis Fondi una tripletta di Ilaria Centola che lancia le fondane a quota 6 in classifica. Vediamo dunque la graduatoria con Virtus Ciampino e Virtus Fenice a quota 9 a braccetto. Sabina Lazio Calcetto e 12-80 che inseguono con 7 punti. Poi Roma Calcio Femminile, New Team Tivoli, appunto Vis Fondi, Borussia e Briciola a 6, Nazareth, Casal Torraccia e Real Balduina a 3. Poi 4 fanalini di coda, Liri Calcio, Roma Calcio a 5, Bellator Ferentum e New Torino. Andiamo anche a vedere quello che sarà il prossimo turno con il prossimo weekend che offre le sfide tra Liri Calcio e Roma Calcio Femminile, Nazareth 1280, New Team Tivoli, Bellator Ferentum, Roma Calcio 5, Real Balduina, Sabina Lazio Calcetto contro Borussia, Virtus Ciampino, Briciola, Virtus Fenice, Casal Torraccia e infine nel anticipo, in quello che sarà l'anticipo delle ore 15:30, Vis Fondi contro il New Torino. Dunque nuova occasione per la Vis Fondi per fare punti, perché il New Torino è tra i fanalini di coda che ancora non ha portato a casa nessun punto. Passiamo a parlare di Coppa Lazio di categoria, dove la Roma Calcio A5 ha sfidato la Vis Fondi la settimana scorsa terminando la gara d'andata del primo turno col punteggio di 3-3, punteggio molto favorevole alla Vis Fondi che ha fatto 3 gol fuori casa, e sfiderà il prossimo martedì 7 ottobre alle ore 21 a Campi Invertiti, dunque a Fondi, la Roma Calcio A5 per la gara di ritorno. Passiamo ora in Serie D, inauguriamo questa nuova sezione per questa stagione con il comitato provinciale che ha diramato il comunicato sulla composizione dei vari gironi di Serie D maschile che sono due. Noi ci concentreremo sul girone B formato da 12 formazioni. Rispetto allo scorso anno ci sono le pesanti defezioni di Tremenzuoli e Old Ranch che proseguiranno a livello di settore giovanile, ma che a questo livello di Serie D per ora si fermano allo scorso anno. Formazioni isolane anche in questo caso che non ci sono, almeno per quest'anno, e sono novità, sono tre novità: l'Accademica Sport, il Città di Pontinia e il Latina Scalo C1000, tre formazioni della zona del capoluogo di provincia, e sono assenti all'appello anche Atletico Maranola e Palavagnoli. Novità per quanto riguarda il Golfo, i Nuovi Orizzonti di Formia ed il Real Fondi, con Fondi e Minturno che sono rappresentate solamente da una compagine, appunto il Real Fondi e l'Olympus Sporting Club. A livello femminile invece il girone è solo uno, sono 11 le formazioni in lizza, dunque una a turno riposerà. Ci sono il Formia 1905, il San Giovanni Spigno, entrambe che hanno rinunciato alla Serie C, e la Don Bosco Gaeta che prende il posto in una sorta di staffetta tutta gaetana con l'Atletico Gaeta. Questo è tutto, la puntata di oggi finisce qui. Ricordiamo che il programma è prodotto con collaborazione di Mondo Futsal, Sport Pontino e di TV, ed è visibile anche sul canale YouTube di Telegolfo RTG. A me non resta che salutarvi, che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento su questo canale alla stessa ora la settimana prossima.
one way or another, I shall have deliverance.